Nuove targhe informative in arrivo a Faenza grazie all'impegno dei Lions Club Faenza Host, che finanzierà l'installazione di 22 nuovi pannelli in centro storico destinati ad immobili privati. Verranno coperte così le abitazioni di Corso Saffi, Corso Mazzini, parte di Corso Baccherini e altri edifici in centro di particolare interesse storico e culturale. Sopra ogni targa verrà installato un QR code che rimanderà ad una pagina internet ricca di dettagli per ogni particolare sito. La decisione del Lions Club di finanziare il progetto risale agli anni scorsi, ma l'intervento si è potuto concretizzare solo oggigiorno, inserendosi all'interno dei service annuali del club, come lo spettacolo di beneficenza a favore del Teatro Masini in collaborazione con altre associazioni, o i futuri progetti che potrebbero nascere a favore della riqualificazione del Parco delle Ginestre o dedicati all'educazione delle nuove generazioni sui temi dei disturbi alimentari e delle violenze di genere. Abbiamo deciso di sposare questo progetto, come ho detto prima, perché rientrava tra gli obiettivi della nostra annata del centenario, quindi la valorizzazione dei monumenti, eccetera, e la visibilità del dare visibilità al club. Quindi quando è stato proposto questo progetto da parte del Comune di Faenza, che consentiva di valorizzare gli edifici del centro storico e apporre queste targhe, appunto, che daranno spiegazioni su tutti i palazzi tramite il QR code, ci è sembrato proprio che fosse la cosa più adatta e fatta meglio e cascasse esattamente dove volevamo, fosse in linea con l'obiettivo che volevamo raggiungere, insomma. Ecco, non è l'unica attività, come lei ha ricordato, dei Lions quest'anno. No. Quest'anno siete già stati impegnati sul Teatro Masini, altri service dove saranno orientati? Altri service li stiamo valutando, diciamo così, nel direttivo. Sicuramente saranno per il 73% sulla cittadinanza, sulla città di Faenza, gli altri 25% siamo un pochino portati al Lions Club Foundation, quindi dobbiamo anche a loro un riconoscimento come vari club per il sostegno. Direi che un progetto che abbiamo fatto e secondo me molto valido, che è al di fuori della cerchia della nostra città, è stato quello dell'oncologia infantile. Cioè, noi abbiamo tre grandi ospedali in Italia: Genova, Pesaro e Rimini. Su Rimini abbiamo fatto un service regalando gli arredi per questi piccoli appartamenti dove i bambini possono soggiornare coi genitori quando non fanno le cure in ospedale. Quindi secondo me è una grandissima cosa che i Lions hanno portato avanti.